Ed eccoci qua prontissimi con un nuovo appuntamento con il Club Vincente, l'unico programma dove i migliori tipster di Domus Bet sfidano i campioni Marco Materazzi, Peppe Mascara, Simone Tiribocchi in collaborazione con Sport Italia su Domus Bet TV. Anche oggi c'è una sfida, questa volta tra un campione che vedo già collegato con noi. Saluti a Marco Materazzi. Saluti anche a Edo. Ciao, Banz Bet già pronto. Ciao a tutti. Entriamo subito nelle analisi di questa Serie A. Vi ricordo che andremo ad analizzare le partite che si giocheranno in questo turno di domenica per darvi più tempo poi di poter utilizzare tutte le nostre analisi ma anche i nostri pronostici. Partiamo subito con Atalanta-Empoli e l'analisi di Marco Materazzi. Marco. Sono due squadre che hanno fatto due buoni risultati. L'Empoli ha battuto il Napoli, quindi è in piena corsa salvezza. Però l'Atalanta è in piena corsa Champions e non penso si faccia sfuggire l'opportunità di giocare in casa uno scontro importantissimo, perché la Roma ha perso terreno, sicuramente l'Atalanta ne vorrà approfittare. Che ne pensa Edo, Banz Bet? È giusto con quello che ha detto Marco, che hanno fatto due buone partite. L'Empoli con il Napoli ha giocato una gara di cuore, di corsa, di voglia. E l'Atalanta vittoriosa a Monza. E l'Atalanta avrà tre partite in 7-8 giorni. Coppa Italia domani deve difendere, cioè deve recuperare, scusate, l'1-0 in casa con la Fiorentina. E poi ricordiamo che avrà la semifinale Europa League a Marsiglia. All'andata ricordiamo il netto 3-0 dell'Atalanta, però in questa gara vedo anche per me favorita l'Atalanta. Andiamo ad accendere quindi la prima battle tips della puntata. Andiamo ad accendere il pronostico di Atalanta-Empoli di Marco Materazzi. 1x. Andiamo ad accendere il pronostico di Edo, Banz Bet. Casa segna entrambi i tempi, sì. Passiamo da Atalanta-Empoli a Bologna-Udinese. Il Bologna reduce da una bellissima vittoria a Roma. E l'analisi di Marco Materazzi. Beh, qui una partita dove il Bologna direi che è quasi dentro, perché gli mancano pochi punti. La vittoria di Roma sicuramente gli darà slancio. Pare che perda Zirkzee, quindi il suo potenziale offensivo perde tantissimo, e l'Udinese deve dare un colpo di coda, perché sennò si fa nera per loro. Sono rimaste in due o tre squadre che lottano veramente seriamente per salvarsi, perché bene o male il Cagliari sta andando via, l'Empoli ha quei due o tre punti di margine, quindi non sarà facile per l'Udinese portare via punti da Bologna. Però quando c'è il cambio allenatore, solitamente ci può essere quella botta di adrenalina e di voglia di voler magari stupire. Quindi io vedo bene anche l'Udinese in questa partita. Aspetta che abbiamo perso Edo. Andiamo con l'analisi di Edo, Banz Bet. Allora, per me non è una partita affatto semplice per il Bologna, che affronta un Udinese affamato che non vince da 5 partite. E ricordiamo che il Bologna in casa è la miglior difesa del campionato, mentre l'Udinese in trasferta è il secondo peggior attacco. Quindi per me sarà una partita da pochi gol, ma con il Bologna un tantino favorito. Andiamo ad accendere la nostra battle tips. C'è una sfida tra il campione Marco Materazzi e il tipster Edo Banz Bet. Andiamo ad accendere il pronostico di Bologna-Udinese di Marco Materazzi. X2. Andiamo ad accendere il pronostico di Edo Banz Bet. Multigol casa 1-3 più 0-1 ospite, cioè che il Bologna deve fare da 1 a 3 gol e l'Udinese da 0-1. Buono è il commento e anche la spiegazione di Edo Banz Bet per tutti coloro che volessero prendere l'analisi e anche il pronostico e utilizzarlo a piacimento. Vi ricordo che al termine della trasmissione viene trasmesso in sovrimpressione un QR code che poi vi permette di atterrare su una nostra pagina segreta, dove trovate in modalità testuale tutte le analisi e tutti i pronostici di cui parliamo durante la puntata. Da Bologna-Udinese passiamo a Fiorentina-Sassuolo, siamo sempre in Serie A nelle partite che si giocheranno la prossima domenica. Marco Materazzi, la sua analisi.
una partita dura, molto dura per il Sassuolo, perché viene da una sconfitta molto pesante con il Lecce in casa, e penso abbiano pensato di poter magari sollevare, dare un colpo di cuore in quella partita, invece hanno preso 3 gol. E adesso, giocando a Firenze, uno stadio dove sarà entusiasta dei risultati della Fiorentina, perché raggiungere la semifinale di Coppa Italia, la semifinale di Conference, ti dà energie nuove, anche se giochi ogni 3 giorni. Io vedo molto bene la Fiorentina in questa partita. Che ne pensa Edo BanzBet? Concordo anche con che la Fiorentina semifinale di Conference, semifinale di Coppa Italia, potrà risentire un po' la stanchezza, ma la vedo favorita contro un Sassuolo che non so cosa gli sta succedendo. In casa 3-0 con Lecce, non ha avuto una prova di forza, il Lecce continuava, dopo l'1-0 continuava ad attaccare, a tirare, quindi vedo tanto favorita la Fiorentina, ma che il gol del Sassuolo ci può scappare. Andiamo ad accendere la Battle Tips, ancora la sfida tra Marco Materazzi e Edo BanzBet. Siamo su DomusBet TV in collaborazione con Sport Italia. Fiorentina Sassuolo, accendiamo il pronostico di Marco Materazzi. Uno. Accendiamo il pronostico di Edo BanzBet. Gol over 2,5 chance mix. Vedete che bella partita che arriva. Napoli-Roma, l'analisi di Marco Materazzi. Questa è una bella partita, perché Napoli si può dire che sia in caduta libera, perché fatica a vincere, a parte l'esploit fatto a Monza, che fa veramente fatica a trovare se stessa. E la Roma si troverà a giocare una partita dopo 2 giorni, 3 giorni dai 25 minuti di Udine, e che non può perdere altri treni, perché con quello che ha perso domenica scorsa con il Bologna, sicuramente questa è un'ultima spiaggia, e più un'ultima spiaggia per quanto riguarda la classifica per la Roma che non per il Napoli. Poi il Napoli dovrà rendere conto alle persone che l'hanno seguita e amata l'anno scorso e che adesso sono un po' deluse. Che ne pensi, Edo? Allora, sì, questo è un bel match da guardare, brutto da pronosticare. La Roma in semifinale d'Europa League vuole strappare le 45 partite consecutive di Xabi Alonso e sicuramente staranno pensando a quello. Il Napoli reduce da una brutta sconfitta ad Empoli e qui non sono andato con il pronostico base, ma sono andato più sulla statistica. Adesso l'andiamo ad accendere, quindi ancora Battle Tips tra Marco Materazzi e Edo BanzBet. Accendiamo il pronostico di Marco Materazzi di Napoli-Roma. Accendiamo X. il pronostico di Edo BanzBet. Over 4,5 cartellini, ricordiamo che all'andata ci sono stati 11 gialli e 2 rossi. Allora io vi ricordo che su DomusBet TV potete rivedere quando volete la trasmissione in modalità on demand ogni mercoledì e giovedì, ma anche durante il corso del fine settimana fino alla domenica. La trasmissione è disponibile anche in rotazione nel palinsesto 24 ore su 24 di domusbet.tv. Questo è il club vincente, io sono Cosimo Calicchio, c'è una sfida tra Marco Materazzi e Edo BanzBet. Dalla Serie A passiamo ad un campionato che stiamo attenzionando negli ultimi mesi, stiamo andando ad approfondire quello che sta succedendo in Premier League, perché c'è uno scontro tra Arsenal, Manchester City per riuscire e Liverpool per accaparrarsi la Premier di quest'anno. Nelle partite di domenica c'è questo scontro Tottenham-Arsenal, tutto da seguire. Che ne pensa Marco Materazzi? È una gran bella partita, che vorrei assistere a questa partita, e come ho già avuto modo di dire le settimane passate, vedo non benissimo l'Arsenal, anche se ha vinto l'ultima partita dopo aver perso in casa la partita precedente contro l'Aston Villa. E io vedo favorito il City, perché è quella che secondo me è il calendario migliore, quindi andare a giocare un derby di Londra contro il Tottenham sicuramente non sarà facile, anche se l'Arsenal fa del bel gioco e dei propri credi, il suo marchio di fabbrica può sicuramente portare a casa 3 punti.
Edo, l'analisi di Marco Materazzi, ascoltiamo anche la tua. Allora, sì, sicuramente sarà il match più interessante della giornata di Premier. L'Arsenal con la miglior difesa del campionato che affronta un Tottenham che in casa ha del potenziale offensivo, ha di media 2 gol a partita. Una partita che per me sarà emozionante, ricca di gol, con l'Arsenal che vuole ancora sperare lassù e il Tottenham in corsa Champions che è a meno 6 dall'Aston Villa, però ricordiamo con 2 partite da recuperare. Andiamo quindi ad accendere la penultima Battle Tips di questa puntata del Club Vincente. Siamo in Premier League, c'è questo scontro tra Tottenham e Arsenal, tutto da seguire come diceva Marco. Accendiamo il pronostico di Marco Materazzi, Tottenham-Arsenal. 1-2. Accendiamo il pronostico di Edo Banzbet. Gol più over, 2,5. Ultima partita per quanto riguarda l'appuntamento di oggi del club vincente di questa settimana, anche in Premier League c'è il Nottingham Forest che incontra il Manchester City, nessuna lì in vetta può sbagliare, è capitato a Liverpool, è capitato all'Arsenal, ne ha approfittato il Manchester City. Come vedete voi la trasferta del Manchester a Nottingham? Marco Materazzi. Beh, il City difficilmente sbaglia o perde due treni. Penso che quello in Champions è stato perso probabilmente per bravura del Madrid, ma anche per poca incisività delle punte del City. E quindi vedo presumo che il City non sbagli più e possa vincere tranquillamente la Madrid. Edo, sbaglierà il Manchester? Allora, per me credo di no, però giocare in casa del Nottingham non è mai facile. Una squadra che gioca, si sbilancia, segna e subisce anche. Il City è vero, ha l'opportunità di staccare Liverpool e Arsenal, ma ricordiamo che il 25 deve andare a recuperare la trasferta a Brighton. Quindi io vedo una gara molto aperta, però non sono andato nemmeno qui sul pronostico, bensì sui corner. Ultima Battle Tips quindi della puntata, c'è lo scontro tra Nottingham Forest e Manchester City, il pronostico di Marco Materazzi. 2. Il pronostico di Edo Banzbet. Over 9,5 calci d'angolo. Prima di chiudere l'appuntamento con il Club Vincente, l'unico programma dove i migliori tipster di DomusBet TV sfidano i campioni. Io vado a salutare Marco Materazzi e come non fare un passaggio sulla stella dell'Inter. Cioè, ragazzi. Bella, quasi be troppo bella per essere vera, invece è verissima. Conquistata secondo me meritatamente, con una bella ciliegina sulla torta che è la vittoria nel derby. Tra l'altro tu sei a Dubai, quindi hai dovuto festeggiare lontano da San Siro, no? Assolutamente sì, ero su un pub irlandese, quindi. Che dicono lì di questa vittoria? C'è anche tifo nero-azzurro da quelle parti, in quelle latitudini? Ah, ci sono, sì, ci sono parecchi interessi, Quindi, come in tutto il mondo, tu, d'altronde. quindi tutti contenti per la stella, poi è una cosa storica. Ti ricordi, lo dicemmo qualche mese fa, sarebbe bello vincere poi il derby e coronare chiaramente la conquista dello scudetto e quindi della stella proprio durante quella partita. Se mi passate la battuta, noi interisti coronano sogni di tante squadre per il triplete. Guarda Marco, veramente era uno dei, secondo me, se... E soprattutto siamo sempre i primi, come triplete, come vincere Certo. uno scudetto in un derby. Ma quella è Non la ci cosa. facciamo mancare niente. Non mi fate mancare niente, ma poi la cosa più bella è proprio questo. Se a un tifoso dell'Inter avessero chiesto un sogno, forse questo era uno dei più belli, no? Beh, bello e crudele. Perché immagino anche tipo di avversari che qualcuno ha deciso anche di non andare allo stadio, però a livello sportivo penso sia una cosa bellissima. Ho visto proprio delle immagini del derby, che c'erano chiaramente i tifosi del Milan che uscivano, c'era la contrapposizione, no, tra la festa dei tifosi dell'Inter e la delusione dei tifosi del Milan che uscivano dallo stadio, chiaramente delusi, e c'erano questa contrapposizione che poi chiaramente è proprio il sale dello sport. Grazie, Sport, certo. Grazie assolutamente. Marco, grazie, ci vediamo la Va bene, settimana ciao, prossima. grazie a Ciao, tutti. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Sì, ciao, ciao.
C'è Edo Banzabet e con lui chiudiamo l'appuntamento del club vincente. Edo, la chicca del tipster, noi la aspettiamo sempre al termine di ogni puntata del club vincente. Te la sei preparata anche tu? Sì, la volevo dare prima, però ho aspettato. È ammonizione Malè in Atalanta Empoli. Allora, segnatelo bene, ripetiamola, Edo. Ammonizione Malè in Atalanta Empoli. Grazie Edo, come facciamo a intercettarti sui social? Allora, per intercettarmi è facile scrivere su Instagram semplicemente Banzbet e poi trovate nella biografia il link che vi porta al canale Telegram dove potete vedere i miei pronostici e le mie giocate. Grazie Edo, ci sentiamo sicuramente prossima settimana. Ciao! Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao Il club vincente di questa settimana, ciao. la puntata con Marco Materazzi, si conclude qui. C'era la sfida tra Marco Materazzi e Edo Banzbet, uno dei tipster che fa parte della scuderia di domusbet.tv. Vi ricordo che l'appuntamento con il club vincente va in onda ogni settimana sia su Sport Italia che su domusbet.tv in modalità on demand, sia sul sito di Sport Italia e quindi sportitalialive.com, sia su domusbet.tv. Da Cosimo Calicchio è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Ciao!